Sportivi, benvenuti allo Stadio Comunale della Vittoria di Tolentino, un buon pomeriggio da Marco Mancini. Squadre schierate sul terreno di gioco per disputare la 28esima giornata del campionato di eccellenza 2016-2017. Di fronte al Tolentino scende qui al Comunale la Forza Impronese. Il signor Traini sta per dare inizio alla competizione e noi andiamo a osservare le formazioni delle squadre. Gobbi lascia il pallone a Tizzi, traversone sul secondo palo dell'Aquila, rete del Tolentino, traversone di Tizzi, altissimo più di tutti, Manuel dell'Aquila che addirittura salta più alto del portiere Tonelli in uscita. Si discuteva ancora durante l'intervallo sulla decisione dell'arbitro di non espellere il portiere Tonelli in occasione del fallo di mano da lui commesso fuori area. Sì. Ancora per Taddei sopra l'avversario, palla al limite dell'area, Pagliari, attenzione, e c'è il gol di William Cecchini che ha preso palla al centro della rigore, si è girato, è riuscito a superare Ruggeri, poi è Carboni che mette in movimento Adami, velocissimo, arriva per primo sul pallone Adami, mano, c'è il fallo di mano e questa volta c'è il calcio di rigore per il Tolentino. Questa volta c'è il fallo di mano che l'arbitro ha visto, fortunatamente per i cremisi, fallo di mano di Barone. Elli, tiro di Mongello in rete, Tolentino che si porta in vantaggio nuovamente grazie alla marcatura di Carlo Mongello su calcio di rigore. Guarda il cronometro e arriva il triplice fischio. Tolentino che riesce a battere soffrendo la Forza Impronese, Tolentino che continua la sua rincorsa al terzo per mantenere il terzo posto.